Ducati X-Diavel 1260S Black Star. Stella nera, un'immagine che a noi ricorda moltissimo quel corpo celeste che nel quinto elemento minacciava la sopravvivenza della vita stessa. Però questa X-Diavel, anche se si chiama così, la vediamo un pochino meglio come quel guerriero supremo che nella stessa pellicola era capace di unire quei quattro elementi fondamentali della Terra, l'aria, l'acqua, il fuoco e la Terra stessa, e cancellare quasi senza sforzo questa minaccia per la vita. Perché l'X-Diavel è da sempre in casa Ducati assolutamente eccessiva. Eccessiva perché è un modello fuori dai canoni standard della produzione di Borgo Panigale, eccessiva per le sue doti di potenza e coppia massima, del tutto fuori luogo per una cruiser. D'altra parte, Borgo Panigale le cose le hanno sempre fatte a modo loro e l'X-Diavel, da quando è arrivata a fine 2015, è sempre stato un successo, un'icona, un instant classic. Tanto che andarla a toccare, andare a cambiarla, sarebbe stato veramente un peccato. E quindi il passaggio all'Euro 5, di cui è stata protagonista tutta la gamma quest'anno, non ha comportato delle modifiche sostanziali. Non c'è stato un facelift, non c'è stato niente. È cambiata però la sostanza, perché naturalmente l'omologazione più restrittiva ha comportato qualche modifica sull'impianto di scarico. La cilindrata non è cambiata e nonostante questo, invece che perdere potenza come ci aspetteremmo che succedesse su una moto che passa l'Euro 5, la potenza è addirittura salita da 152 a 160 cavalli ed è aumentata, udite udite, anche la coppia, come se ce ne fosse stato bisogno. È arrivata adesso a 13 kg con la solita erogazione distesissima, muscolosissima e capace di dare quel low speed excitement che era il claim iniziale della X-Diavel, che per quello che mi riguarda significa soltanto che quando si va piano, spalancando il gas, si vola nell'iperspazio nel battere di pochi secondi. Dal punto di vista dell'estetica cambia qualche cosa, perché questa 1260S Black Star vuole essere il top di gamma, una versione ancora più pregiata, ma mettiamola così, un po' più sportiva rispetto al 1260S standard, che rimane assolutamente immutato dal punto di vista estetico ed è, se vogliamo, la più elegante della famiglia X-Diavel. Questa Black Star invece, dicevamo, ha una colorazione nettamente più grintosa, con una bella striscia rossa che ricorda naturalmente le rosse di Borgo Panigale, appunto. Rosso che viene richiamato anche nelle bellissime, peccato che siano fin troppo nascoste, cover delle valvole che si vedono solo dal lato a sinistro e quasi solo sul cilindro verticale, e bellissimi cerchi forgiati che perdono quella lavorazione di macchina che li rendevano così particolari, che li rendono così particolari naturalmente sulla 1260S, ma che portano come beneficio quasi 2 kg di risparmio di peso sulle masse non sospese, quindi una moto ancora più agile e, se ce ne fosse bisogno, un po' più pronta in accelerazione. Completa il quadro una sella premium con un bellissimo motivo grafico ricavato sul lato anteriore della sella e cambia in qualche misura un pochino anche il prezzo, ma se consideriamo che parliamo di qualche centinaio di euro, i 24.990 euro che servono per portarsi a casa la Black Star sembrano un sacrificio più che abbordabile. Io, per il film che abbiamo citato, ho un posto molto speciale nel mio cuore e non vi nascondo che, invece di parlarvi della X-Diavel Black Star, avrei preferito parlarvi della protagonista Mila Jovovich. Purtroppo non è così facile, evidentemente, quindi dovete accontentarvi di questa. Io sicuramente sarò molto felice di accontentarmi e guidarla quando verrà il momento. Ciao!